Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Mercoledì 2 febbraio 2022, buona giornata da Davide De Amicis, ben trovate ad un nuovo appuntamento con il GR di Radio Speranza in Blu, che si apre con la visita del presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio al padiglione Italia dell'Expo di Dubai, che ha concluso la prima missione ufficiale della regione Abruzzo negli Emirati Arabi Uniti. Il presidente Marsilio ieri mattina è stato accolto dal commissario di Expo Paolo Glisenti, che lo ha accompagnato in una visita guidata dal padiglione. A fare da guida al presidente Marsilio è stata una studentessa universitaria di Chieti, Laura Salvemini, di 24 anni, una dei 68 studenti universitari volontari che presta servizio nel padiglione. «È un padiglione meraviglioso», è stato il primo commento del presidente Marco Marsilio, che risponde in pieno al tema della bellezza. «Del resto un paese come il nostro non poteva mancare un appuntamento del genere. Geniale poi la scelta della riproduzione del Davide in dimensioni reali, che permette di guardare negli occhi la bellezza. Noi», ha aggiunto il presidente, «siamo orgogliosi di aver contribuito con le nostre proposte ad incrementare il bello di questo padiglione. La mostra sulla tradizione orafa abruzzese ne è il segnale più evidente e nell'ultima settimana torniamo protagonisti in questo padiglione con la mostra sulle ceramiche di Castelli». Il presidente della giunta regionale ha poi avuto un breve colloquio con il commissario Glisenti, con il quale si è complimentato per l'organizzazione e l'allestimento dell'area italiana. Marsilio ha poi colto l'occasione per sottolineare l'importanza di una 2 giorni a Dubai, che ha permesso di aprire nuove ipotesi di lavoro per lo sviluppo dell'Abruzzo e opportunità per le nostre aziende, che già all'interno del padiglione Italia hanno garantito un contributo rilevante. La prossima settimana all'Expo di Dubai arrivano i prodotti dell'agroalimentare per un appuntamento nel quale l'Abruzzo è destinato a recitare un ruolo di primo piano. Parliamo di sociale, quaresimale, quasi 3 milioni a progetti per senza fissa dimora e povertà estrema. L'avviso pubblico numero 1 2021, progetti di intervento sociale adottato con il decreto direttoriale numero 467 del Ministero del Lavoro del 23 dicembre 2021, ha una dotazione finanziaria complessiva di 90 milioni di euro a valere sulle risorse REACT-EU asse 6 del PON Inclusione 2014-2020, interventi di contrasto agli effetti del Covid-19. Rivolto agli ambiti territoriali, rappresenta una delle azioni da coprogrammare insieme agli ambiti distrettuali sociali. Per la Regione Abruzzo, rende noto l'assessore regionale Pietro Quaresimale, le risorse sono pari a 2.960.000 euro e sono finalizzate a sostenere sia interventi di pronto intervento sociale che interventi rivolti alle persone senza fissa dimora o in povertà estrema o in situazioni di marginalità. Oltre agli interventi a valere su risorse ordinarie e settori nazionali e regionali in ambito sociale e sociosanitario, aggiunge, risulta essenziale che la Regione promuova azioni di coordinamento e accompagnamento degli ambiti distrettuali sociali per la programmazione e la realizzazione sul territorio di una pluralità di azioni e di misure integrative e complementari poste in essere in ambito sociale a valere sui fondi nazionali del PON Inclusione e comunitari del PNRR e REACT-EU. Si tratta di un'azione progettuale estremamente importante nell'ottica di qualificare ed efficientare su tutto il territorio regionale le prestazioni dirette e indirette di pronto intervento sociale rivolte alle fasce della popolazione con maggiore fragilità sociale ed economica, in particolare l'intervento rivolto a situazioni di povertà estrema come quelle vissute dalle persone senza fissa dimora, con l'obiettivo di dotare ciascuno dei territori di ambito sociale di servizi di pronto intervento sociale e stazioni di posta e centri servizi per l'indigenza. Servizi che siano in grado in tempi utili di fornire risposte di accoglienza temporanea, di mediazione sociale, orientamento e accompagnamento per il reinserimento sociale attraverso un progetto sociale individualizzato e integrato con gli altri servizi territoriali sociali, socioeducativi, sociosanitari e del lavoro. Parliamo ora di protezione civile perché è al via il corso di formazione Marine Pollution nell'ambito del progetto Neptune 3. Su iniziativa del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile in collaborazione con Legambiente, dal 1 febbraio al 1 marzo 2022 si tiene il corso di formazione a distanza Neptune 3 sugli interventi di pulizia delle coste in caso di spiaggiamento di idrocarburi. Il corso, che si articola in 5 giornate con cadenza settimanale, è rivolto al personale delle amministrazioni locali delle regioni Abruzzo, Campania, Marche e Sicilia.
Una nuova edizione del corso sarà dedicata ai volontari delle sezioni locali delle organizzazioni nazionali presenti in zone costiere. Il programma prevede contenuti comuni a tutti i partecipanti, eccetto il primo giorno di corso, durante il quale è prevista una docenza differenziata sul sistema regionale di protezione civile in base alla regione di appartenenza. Il corso si concluderà con una esercitazione virtuale a cura di Legambiente, con la suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro. Tra i docenti figurano personale del Dipartimento della Protezione Civile, delle Regioni e di Legambiente, organizzazione nazionale di volontariato di protezione civile con cui il Dipartimento realizza il progetto Neptune 3 nell'ambito di una specifica convenzione. Il percorso formativo offre una panoramica sul sistema nazionale e regionale di protezione civile per poi approfondire i soggetti coinvolti e le competenze necessarie negli interventi in mare, i modelli di intervento e le procedure operative per le attività di rimozione dei prodotti inquinanti in zona costiera. Neptune, giunto alla sua terza edizione, nacque a seguito del naufragio della nave Costa Concordia presso l'isola del Giglio il 13 gennaio 2012, quando emerse l'esigenza di formare personale degli enti locali e volontari di protezione civile sugli interventi per la pulizia delle coste in caso di spiaggiamento di idrocarburi. Siamo all'aggiornamento quotidiano sull'emergenza coronavirus in Abruzzo. Ieri sono stati rilevati 3.823 nuovi positivi e 802 guariti. Dei positivi odierni, 2.643 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi di età compresa tra 73 e 89 anni, uno in provincia di Chieti, uno in provincia di Teramo e uno risalente ai giorni scorsi ma comunicato solo ieri dall'ASL. Il bilancio totale dei deceduti a 2.814. Dei nuovi positivi, 854 in più rispetto a lunedì sono residenti o domiciliati nell'ASL dell'Aquila, 1.142 in più rispetto a lunedì sono residenti o domiciliati nell'ASL di Chieti, 937 in più rispetto a lunedì nell'ASL di Pescara, 758 in più a lunedì sono residenti o domiciliati nell'ASL di Teramo, mentre 43 in più rispetto a lunedì sono di fuori regione, per 86 casi sono in corso verifiche sulla provenienza. Sul fronte ospedaliero 430 pazienti, 2 in più rispetto a lunedì, sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 35 e 1 in meno rispetto a lunedì in terapia intensiva, mentre gli altri 114.976, 3.014 in più rispetto a lunedì, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Ieri sono stati eseguiti 7.460 tamponi molecolari e 29.621 test antigenici. Il tasso di positività è pari al 10,30%. E a Pescara, piano regolatore generale via libera alla revisione dello strumento urbanistico. Scadranno infatti il prossimo 28 febbraio i termini a disposizione dei cittadini, società o interessati per presentare richieste di correzioni, di rettifiche o di adeguamenti del piano sulla base di sentenze, provvedimenti, altre varianti urbanistiche o errori materiali. Una volta raccolte tutte le eventuali istanze, l'amministrazione comunale, tramite la propria struttura tecnica, passerà al vaglio ogni singola richiesta per valutarne l'accoglimento o meno, al fine di garantire la coerenza del piano e il rispetto dei principi generali, oltre che delle normative. Un'occasione preziosa, dunque, offerta agli stakeholder del territorio per sanare anche delle incongruenze non volute a vantaggio dei cittadini. Lo ha ufficializzato l'assessore all'urbanistica Isabella Del Trecco, che ha indirizzato anche a tutti gli ordini professionali di architetti, ingegneri e geometri la relativa comunicazione e l'avviso pubblico. E consorzio di bonifica centro, per sanare l'incapacità a riscuotere crediti, aumenta i canoni e trasferisce i problemi agli utenti. In questi giorni numerosi i cittadini che ricadono nel territorio ricompreso nell'ambito di competenza del consorzio di bonifica centro, il bacino Saline Pescara Lentoforo, stanno ricevendo degli avvisi di pagamento aventi ad oggetto il ruolo suppletivo 2021. Tutto ciò sulla scorta di una delibera commissariale che ha previsto a partire dall'anno 2021 l'emissione di un tributo suppletivo. Con successiva delibera 32 del 21 settembre del 2021 è stato deciso che, al fine di recuperare le spese effettivamente sostenute per la gestione, la manutenzione e la custodia delle opere e degli impianti di bonifica, nonché per il funzionamento dell'ente, di introdurre un ulteriore aumento della contribuzione, più precisamente pari al 70% sulla contribuenza extra agricola dal 2021 e del 30% su quella agricola del 2022. Le motivazioni poste a fondamento di tali scelte non sono affatto condivisibili e a ben vedere sono del tutto ricevibili. L'ente infatti vanta ingenti crediti nei confronti di diversi soggetti, tra gli altri pubbliche amministrazioni e società di capitali, che però, non riuscendo a recuperare, decide di prelevare a piccole dosi direttamente dai contribuenti consorziati.
Contro tali avvisi di pagamento contenenti il ruolo suppletivo 2021 e contro l'ulteriore aumento della contribuenza, la Federconsumatori Abruzzo è pronta ad offrire consulenza ed assistenza legale presso i propri sportelli. Questo dunque è il comunicato di Federconsumatori Abruzzo. In chiusura, oggi mercoledì 2 febbraio, la Chiesa ricorda la presentazione del Signore. Siamo al meteo, sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con possibili occasionali annuvolamenti nel corso della giornata, gelate diffuse nelle valli interne della Marsica, dell'Aquilano e localmente nelle valli che si affacciano sul versante adriatico. Poche novità anche nella prima parte della giornata di domani, tuttavia nel pomeriggio sera è previsto un graduale aumento della nuvolosità a causa dell'arrivo di nubi medio-alte stratificate. Temperature in diminuzione nei valori minimi, congelate diffuse nelle valli interne, localmente nelle valli che si affacciano sul versante adriatico. Venti deboli dai quadranti settentrionali con residui rinforzi sull'Adriatico centrale e nella Vastese, venti in attenuazione entro la serata. Il mare sarà generalmente mosso, localmente mosso nel Vastese. Il meteo a cura di Giovanni De Palma, direttore di abruzzometeo.org. Da Davide De Amicis che vi ha parlato è tutto, grazie per l'attenzione e a risentirci alle 10.30 con la rassegna stampa. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.